Una vittoria che rappresenta un semplice brodino, ma non il gustoso brodo di terza. Sì, perché i 3 punti sono fondamentali, ma la prestazione del Piacenza è ancora distante da quella che secondo me è nelle corde dei biancorossi. Scazzola ci sorprende con una difesa a 4 per la prima volta, un 4-4-2, con sugli esterni Parisi e Giordano, l'esordio di Rossi da centrocampista di sinistra, insieme a Castiglia, ritorno di Sulic e Munari, e davanti la coppia Cesarini-Rajčević. Un Piacenza che cerca di fare la partita, una gara tutt'altro che bella, ma era immaginabile. Un Piacenza che comunque costruisce di occasioni importanti, con un palo interno di Rajčević e un tiro di Munari sulla cui carambola i giocatori del Mantova salvano sulla linea. Nella ripresa cambia qualcosa, entra Gonzi, Piacenza continua a far fatica, ma poi lo stellone dei biancorossi di queste ultime settimane appare su un tiro di Gonzi su cui il portiere del Mantova compie un errore clamoroso. Il Piacenza porta a casa questa vittoria, soffre solo negli ultimi 10 minuti, quindi la mancanza di serenità costringe il Piacenza a rinculare un po' troppo e il Mantova ha una grande occasione, ma vince la partita sufficientemente con merito. Una squadra che deve avere decisamente di più però dalla sua coppia a Cesarini Rajčević, che devono essere il valore aggiunto. Per adesso i due si cercano poco e si vede che non sono in condizione. In più, a livello tattico, Rajčević ama troppo per le sue caratteristiche uscire dall'area, ma non abbiamo seconde punte centrocampisti che si inseriscono. Abbiamo attualmente bisogno che lui faccia da punto di riferimento centrale. Prendiamo questi 3 punti e guardiamo avanti. In una settimana abbiamo Virtus e Verona e Legnago. Queste due partite ci diranno tanto sulle possibilità future di questa squadra.